deciso di lavorare in questo settore, abbiamo deciso di fare evoluzione di questo settore e di studiare il settore. Di conseguenza noi l'abbiamo deciso ormai 40 anni fa, chiaramente un po' più in piccolo, in un mercato che era sicuramente più locale, e oggi quello che è successo è che grazie anche a uno stile di vita generale più orientato al benessere c'è più richiesta e di conseguenza i nostri confini si sono allargati, prima dalla Val di Fiemme al Trentino e poi all'Alto Adige e poi su tutta Italia e oggi anche all'estero. Siamo presenti in più o meno una quindicina di paesi, se vogliamo in maniera abbastanza frazionata, se non nei mercati in cui abbiamo deciso di crederci di investire, dove abbiamo delle filiali. Oggi di filiali ne abbiamo tre, una in Asia, una in Austria e una negli Emirati Arabi, e lì stiamo cercando di replicare l'attività commerciale che facciamo in Italia. Per cui, diciamo così, l'estero pesa abbastanza sul bilancio dell'azienda, ma se lo ragioniamo in numeri singoli, l'Italia è ancora quella che lo fa da padrona. Con Trentino Sviluppo stiamo lavorando sull'internazionalizzazione, nell'identificazione di strutture all'estero che ci possano aiutare a essere presenti nei paesi che stiamo analizzando. Diciamo che prima di tutto, o meglio, l'internazionalizzazione da noi è partita più o meno 10 anni fa e abbiamo chiaramente fatto delle prove come fanno tutti. E oggi abbiamo un'idea abbastanza chiara di chi è il nostro partner ideale o di qual è il tipo di struttura che noi dobbiamo andare a cercare all'estero. E di conseguenza anche con Trentino Sviluppo abbiamo ipotizzato il paese in cui vorremmo entrare e il tipo di struttura che ci interessa, e con loro stiamo cercando la struttura ideale. Quest'anno abbiamo presentato una linea di sauna e bagni di vapore colorati, poi negli ultimi 12 mesi stiamo lavorando in maniera molto concentrata su una nuova divisione dell'azienda, che è la divisione floating, dove in verità abbiamo sviluppato dei lettini da galleggiamento. Per noi rappresenta un segmento interessante perché non solo facciamo spa o benessere per gli alberghi o per le case private, ma possiamo evolvere e entrare in segmenti che prima non potevamo coprire, quali le aziende piuttosto che l'ambiente medicale.